Benvenuti sul nostro podcast Gossip Poll. La verità dietro alla pole dance. XOXO Gossip Poll. Oggi parliamo di vissuti personali. Mio e suo. Però se volete raccontarci i vostri, scriveteci dei commenti sotto il video di YouTube. Sì, ma non della vostra vita. Ma la luce non l'accendo. Aspetta, l'accendo io. Oggi non lo accendiamo. L'altro giorno, no? L'altro giorno. Ci vedete meglio, immagino. Sì. Allora. Si vedono più gli occhiai, i brufoli. Oh no. Io non mi sono fatta il baffo, ho dimenticato di Neanch'io. farmi il baffo. Allora, è un argomento che praticamente raccoglie varie cose su vari argomenti, no? E appunto ho deciso di chiamarlo i nostri vissuti rispetto alla scuola, al rapporto con altri insegnanti, rapporto con altri colleghi, rapporti con allievi, cioè rispetto a mille cose, però sono i nostri vissuti, ok? Allora, da dove partiamo? Guarda qui quanti punti che ci abbiamo. Parti col primo punto, cosa hai scritto? No, dai, ma non era proprio, era così, avevo buttato giù. Ok, Ah, beh, questo mi piace come primo punto. vabbè. Che Allora, bella, ok. Che bel lavoro. che bel lavoro. Allora, Cos'era che è forse Milo. Milo. Partiamo con il fatto, no, oggettivo, che noi siamo titolari di una scuola di pole dance. Sì. E oltre a gestire da titolari la scuola di pole dance, come altro lavoro, quindi sono due lavori, facciamo le insegnanti di pole dance. Quindi Sì, facciamo due due lavori in lavori, uno. Okay. Ah no, poi c'è anche che facciamo i corsi di sì, formazione, facciamo il podcast. Boh, YouTube. facciamo questi due, ok? Allora, titolare della scuola e insegnanti. Voglio premettere bene questa cosa perché poi ci sarà sicuramente qualcuno che dice: ma io però a differenza tua, boh, ma Emma tu a differenza mia sei solo insegnante, non gestisci una scuola, oppure gestisci solo una scuola ma Ma non non sei sei insegnante. insegnante. Quindi è Ma diverso, sì. eh? E c'è anche tanta, tanta diversità se hai appena iniziato. C'è tanta, nel senso appena iniziato. Da 0 a un anno è una cosa, dopo l'anno inizia a diventare un'altra cosa, Sì. ok? Quindi non ci paragoniamo perché non ha senso. La cosa con cui vorrei partire è il fastidio Mi dà. che mi dà tanto fastidio quando la maggior parte, tutti, è inutile dire la maggior parte perché tutti, quando mi chiedono, io non lo voglio mai dire, mai, però me lo chiedono: Cosa ti chiedono? cosa fai nella vita? Che lavoro fai? Io non lo voglio mai dire Ma perché so dici già quello che mi dicono. qualcuno che non ti Sì, conosce? sì, Ah, sì, ok, sì. no, perché posso dire? Dopo, Ok. dopo, la fase dopo. Sì, la fase dopo. Qualcuno che lavoro fai? Boh, gestisco una scuola di danza, dico danza. Ah, ma che Ok. danza? Di pole Danza. dance, ma che bello! Mamma mia, ma come sei fortunata! Perché era una tua passione e quindi tu adesso lavori con la tua passione, ma sei proprio fortunata! Ma che bello! E Ti ballo un occhio. io inizio. Io so benissimo che esistono lavori peggiori del Peggiori, sì. mio, cioè non stiamo a banalizzare la roba, so benissimo che c'è di peggio e c'è di meglio, non è quello. So benissimo che me lo sono cercata io, quindi non è che cosa mi lamento di una cosa che mi sono cercata. Sì, mi lamento, Lamento. perché qui Ma lo alla fine posso si fare, lamentano tutti. lo posso fare, qui lo posso fare. Anzi, abbiamo creato questo podcast Per apposta. lamentarci. Solo perché volevamo lamentarci di mille cose, quindi una è questa. Siamo adesso Esatto. a 999. Perché Perché mi dà fastidio? Perché è
effettivamente un lavoro come un altro. Non è che il mio è bello, bellissimo come ti invidio. Io sto vendendo un prodotto che sono i miei corsi. Io sono a contatto con la gente, per cui ho tutti i cagamenti di minchia dei lavori qualsiasi che vendono cose e che sono a contatto con la Con il gente, pubblico, sì. uguali, identici. Che poi tu dici, ma è la tua passione, ma dopo un anno, diciamo, mettiamo un anno di Beh, rodaggio, sì, dai. un po' meno, un po' Forse più, dipende anche da persona a dipende da persona. persona, passa in secondo, in terzo, in quarto, in millesimo piano la Sì. passione e rimane che è il tuo Tuo lavoro. lavoro, punto. Anzi, quasi quasi te la fa passare la passione. Me l'ha fatta Eh passare. sì, eh sì. Perché il lavoro, le tasse, le responsabilità, il contatto con la gente, eccetera, eccetera, ti fa passare la voglia di vivere. E tu poi c'hai gli incubi dei pali, non vuoi più vedere un palo da Esatto, nessuna da parte, non parte. vuoi toccare un palo. Non vuoi... Per cui mischiare la passione con il lavoro è super rischioso perché ti fa passare la voglia di continuare te stessa a fare quella che prima era la tua passione. Ma questo ci sono testimonianze di qualsiasi persona che ha trasformato la sua passione in un lavoro, Sì, non non solo il solo lo nostro. sport, esatto, è una cosa che è purtroppo normale. Per cui non è che siamo fortunate, non è bellissimo, è un lavoro come gli altri, ecco. Sì, c'è da dire anche che almeno io me lo porto anche a casa il lavoro, di notte, quindi non è neanche un lavoro come gli altri, cioè No, a volte non no, stimbri cioè, mai. esatto, sì. Ad Quando esempio apri. vedo il mio amoroso che torna a casa spesso, a volte anche lui c'ha qualche chiamata, però molto raramente. Io invece ho sempre il telefono pronto per o rispondere, segnare le allieve, cancellarle, Sempre sistemarle, 24 ore su organizzare, sì, 24, anche la non stacchi domenica, mai. no, no. Sì, Quindi anche quello che pesa. io per staccare mi devo proprio sforzare, Sì. uscire, tenere, non portarmi dietro il telefono e proprio sforzare tanto di staccare con la Sì. mente dal lavoro. Sì, è molto, no, non mi viene, no, degradante mentalmente, come si dice, usurante, Sì. usurante. Cosa volevi dire? Ah, di quello che ti dicono, che bel lavoro. No, dicevo che ti chiedevo, ma te lo dicono quelle che... Anche chi mi conosce. Cioè, Sì, a me vai. capita, mi è capitato negli anni che proprio le mie allieve mi chiedessero, ma che lavoro fai? E Sì, anche io... Mi facevo vedere così, ho questa scuola e in più insegno. Ah, ma non è un lavoro vero? sì, che Cioè, nervoso. è questo il mio lavoro vero? Lo so che può sembrare strano, però ho studiato per anni per questo e quindi questo è il mio lavoro. Io così, con la faccia... Anche a me, io lì così mi ricordo in segreteria sul tavolo e la tipa che mi chiede: ma tu che lavoro fai? E No, io proprio appesa al palo, sto qua. Ma in proprio crunch, ma tu che lavoro? mentre le facevo anche la ricevuta, capito? Quindi Pazzesco, mi è capitato più di una ah, ma volta. no, mi fa perché, cioè, ha visto che ero un po'. Ah, ma no, no, è solo che pensavo che magari sì, ne avessi anche un Un altro? altro. Sì, No! anche a me hanno Quando chiesto. un altro? Quando? Dalle Esatto. 2 del mattino alle 4 del mattino? Quando? Perché secondo me vedono che tante, tipo insegnanti che avevo io anche nell'altra scuola, tipo la Fede, la Lori, così, avevano tutto un altro lavoro, lavoravano in un ufficio e poi venivano a farsi qualche ora la sera. Non Però non erano titolari. erano titolari, non erano neanche insegnanti a tempo pieno, perché poi avevo anche altre ragazze che invece era il loro lavoro, cioè quindi Sì. erano lì sempre. Però non so, secondo me è visto come un lavoro un po' così, cioè
Passatempo. Esatto, in realtà cosa fai nella vita veramente? Cioè, mica starei a giocare con i pali tutto il giorno, vero? E invece sì. E quello mi ha fatto tanto ridere. No, mi Cioè, fa un po' impazzire. piangere, però vabbè, poi l'ho buttata. Un po' mi ha fatto pensare. Di come ci vedono quelli di Voglio, voglio fuori. veramente fare solo questo, cioè, tutta la vita. Poi ti sei mai chiesto cosa farai? Non divagare. Ok, basta. Mettiamolo come cosa alla Cosa fine. fare? Vai, ok. Vai avanti con il prossimo punto. Cosa c'è scritto qui? Ma dai, cancro, Ah, bello. beh, però questa. Ah no, ma questo allora è il tuo Sì, punto. vuoi iniziare tu? Con Vai. questo? Allora, la gestione della scuola e del lavoro, quindi insegnare in maternità. Potrebbe essere un podcast a parte comunque questo perché. Allora, è stato difficile gestire con il panzone la scuola, ma più che altro perché eravamo anche in mezzo al Covid. E quindi, cioè, da una parte sono stata, tra virgolette, fortunata perché, vabbè, a me non davano la maternità, cioè proprio non mi hanno dato la maternità a zero, 0 euro. E, però ad ottobre abbiamo dovuto chiudere la scuola per il Covid e quindi io mi sono fatta gli ultimi mesi di gravidanza a casa, in relax, ovviamente non pagata. Però almeno ero a casa e non, sì, non mi sono dovuta arrampicare sui pali, perché altrimenti io avrei lavorato fino ai 9 mesi, se, cioè proprio perché devo lavorare, cioè non mi paga, lo Stato non mi dà 1 euro e quindi comunque avrei lavorato. Con la scusa del Covid mi sono fatta qualche mese in relax sul divano, tra l'altro non stavo nemmeno così bene. Quindi avrei fatto molta fatica a finire la mia gravidanza in palestra. E niente, quindi diciamo che nel negativo ci ho trovato anche la cosa positiva. Io ho fatto lezione fino ai 6 mesi e mezzo più o meno di gravidanza. Non salivo sui pali. Io su Instagram si vedono tante ragazze col panzone anche a 9 mesi che vanno su e giù per i pali. Io sinceramente non me la sentivo. Uno, non avevo voglia. Punto. Punto. Uno, non c'ho voglia, cioè non ho voglia. C'ho la scusa di non fare pole, bene, perché un po' la passione era già andata. Quindi ho usato la scusa del pancione. Poi non stavo benissimo, proprio avevo ancora nausea, tanti dolori vari. E quindi ho preso con me una ragazza, l'Axel, che mi ha fatto, cioè facevamo lezioni insieme praticamente. Io spiegavo bene le figure e lei mi aiutava a fare le assistenze. Però dai, è andata bene quei pochi mesi che abbiamo fatto insieme. Ho nascosto la mia gravidanza fino al quarto mese. Alle allieve, quindi fino a 4 mesi comunque sono salita sui pali, ho fatto quello che dovevo fare, anche se non facevo troppe ore, ne facevo pochine. E poi niente, sono esplosa, quindi non potevo più tenerlo nascosto. Tra l'altro io avevo un panzone enorme. E così, secondo me la chiusura per il Covid mi ha un po' salvato. Sì. Ma le colleghe ti hanno aiutata, supportata? Più o meno, cioè sì, dai, vabbè, avevo l'Axel che mi ha Sì. aiutata, poi in realtà non mi ricordo neanche, ma non avevamo tante ore perché era proprio dopo la prima pandemia, quindi avevamo dimezzato comunque gli orari e io facevo solo gli orari, mi pare, dell'avanzato, quindi to massimo 3-4 ore a settimana e le altre ore le avevo date alle ragazze, sì, comunque mi hanno aiutato. Siamo rimaste in realtà senza segretaria e quello è stato un po' un casino all'inizio, però con la scusa che io appunto lavoravo un po' meno, poi me la sono cavata. E il post gravidanza? No, Cioè adesso io sono ancora in post gravidanza. cioè, quando Ah, lì allattavi. è stata abbastanza una tragedia perché io ho partorito a febbraio e a maggio ero in palestra.
È stato difficilissimo perché ho dovuto lasciare a casa il bimbo con il papà, che è stato bravissimo, però piangeva tipo 2 ore ogni sera, io non c'ero la sera, lui lo allattava con il biberon e Nea piangeva tutte le sere. E Alex non sapeva cosa fare, poverino. Però mi è proprio pesato andare al lavoro così presto. Però non mi è arrivato neanche 1 euro di maternità e quindi per forza, cioè un po' di ore dovevo farle. E con l'allattamento invece mi tiravo il latte e gli davo il biberò. Arrivavo in palestra con due tette enormi. Belle. Però sì, è stato molto difficile. Proprio anche tipo io non riuscivo a tirare, vabbè, argomenti un po' così, non riuscivo a tirarmi il latte, quindi era proprio un disagio anche un po' psicologico. Hai avuto un Dicevo. po' di depressione post-parto? No, ho venduto una palestra però, non so se quella poteva essere un po' di depressione, secondo me è un po' tutto l'insieme, giusto un po', perché tanti secondo me anche qua a Verona pensano che abbiamo venduto, perché poi avevo l'altra socia, che poi è rimasta incinta anche lei, quindi è stata poi una decisione, lei tra l'altro aveva il suo lavoro e lavorava tipo boh, 20 ore al giorno. Quindi abbiamo deciso insieme di dare la palestra a qualcun altro, però tanti pensavano che il motivo fosse perché non andava più la scuola. In realtà no, andava. Ovvio, non come prima del Covid, perché comunque eravamo in mezzo al Covid, cioè un pochino meno, però la scuola funzionava, ma io non avevo più gli stimoli per andare avanti. Cioè, non, no, zero. Volevi stare col tuo Volevo bimbo. stare col mio bimbo, anche perché ho detto ne faccio uno, quindi me lo godo. E in più anche questa cosa che non mi è arrivato un soldo dalla maternità, cioè proprio mi ha... No, non mi è piaciuto per Ma dici da parte niente. dello Stato o Da della parte dello società? Stato. Volevo chiudere tutto, anche partita IVA. Poi alla fine la partita IVA l'ho lasciata aperta, ho continuato, però è stata dura. Sì, alla fine sono sempre i soldi. Eh beh, I oh, soldi ci non devi rendono, non danno campare. la felicità, non è vero. Devi campare. Esatto. E, però ho fatto la scelta migliore che potevo fare. Cioè? Chiudere, Ah. cioè dare in gestione la palestra. Mi sono proprio sentita sollevata, perché mi prendeva, era una palestra grande, cioè avevo tanti allievi, quindi mi prendeva proprio tanto tempo. Quando ho chiuso la palestra, poi sono andata a lavorare invece in un'altra palestra e facevo tipo 5 ore a settimana e così. E non avevo però i problemi della segreteria, della gestione della scuola. Quindi io finivo quelle 5 ore, andavo a casa, Non ciao, eri più fine. titolare di nessuna Esatto. palestra. Cioè, molto semplice. In più i Beh. corsi erano tutti a livello base, quindi non dovevo neanche pensare a fare cose troppo difficili, creare combinazione, ok, proprio a livello base, no, veramente sono stata 1 anno e mezzo bene, però povera, perché lavoravo poco e cioè diciamo che era la mia maternità dove ho scelto io di lavorare meno ore per stare un po' più tempo a casa, ovviamente però i soldi erano quelli, quindi alla fine ho tirato su un'altra baracca. Ci sono cascata di nuovo la canzone che Sì. avevi Ti messo quando sono cascata di nuovo. avevi le nuove chiavi. Esatto. Non so se sono andata proprio in depressione post-parto, però ci sono stati momenti difficili, che tra l'altro io volevo proprio mollare la pole, però so fare quello. Quindi ho pensato, cioè c'è stato proprio nel 2022 l'estate, che era già 1 anno e mezzo che avevo Enea comunque, non era più post-parto. Però volevo abbandonare la pole proprio nel lato dell'insegnamento, perché è pesante comunque questo lavoro. E ho detto, vabbè, faccio un'applicazione. Mi è uscita questa cosa dell'applicazione, ci sto ancora dietro 2 anni, cioè pensate, un po' troppo. Lisa, un po' troppo 2 anni. E, ecco. Ma ti sei trovata tipo con altre tue colleghe che hanno avuto la tua stessa esperienza di figliaggio a parlare anche tramite messaggi, colleghe lontane ti hanno Allora, scritto? mi sono un po' sentita con una ragazza di Verona,
che anche lei ha preso una scuola, ma lei mi sa che l'ha presa dopo aver avuto il bimbo, la bimba anzi, no, sì, dopo la bimba, un pochino ma non tanto, e mi sono sentita un po' con un'altra ragazza di Milano, ma non per quanto riguarda il lavoro, eh. Per quanto Il riguarda la bimbo, gravidanza, il la bambina. postparto, la ripresa per la poll, cioè comunque insegnanti di poll, ma di poll non abbiamo parlato. In realtà poi altra gente no. Perché io non ho tanti amici nel mondo della poll. Non mi vuole bene Cioè, no, forse nessuno. sono io un po' sulle mie, non lo so, credo di sì, però non ho, ecco, grandi amici. No, mi è venuto in mente perché magari condividere con altre la stessa identica esperienza ti fa sentire magari Sì, è vero, meno male, meno male, meno sì. sola. Però in realtà abbiamo, cioè, no, ci siamo scritte solo per quanto riguarda parto, postparto, quelle cose lì. Sì, e bimbi, allattamento Quelle e cose lì, ciucciate. sì. In realtà poi, anche perché quando ho partorito io, quando ho avuto Enea, non so, cioè non c'erano tante, sono esplose dopo. È Incinte eravate in quel vero! periodo, non è Ma vero, chi? però erano più all'estero. All'estero sì. Sì, Ma mica penso. scrivo alla Amy Hazel, anzi gli ho A chi scritto, alla sarò Amy Hazel, sì, mi ricordo che aveva messo un post, gli avevo scritto in privato, mi aveva risposto, carina. incinta? Poi c'è stato un periodo che erano tutte le pole dancer incinta, Sì, eri però guarda che è stato pazza. dopo che io ho partorito, Sì, che cioè era già era. il 2022 secondo Ma me, per, no, era che qua in avevano Italia. ciucciato durante il Covid e poi avevano avuto il bambino l'anno dopo. Io durante, beh, ma anche no, Tu prima. un po' dopo, no, dopo la prima quarantena. Cosa? Basta! Allora, quindi. Sono rimasta incinta, dai. Oh, bello! E tra l'altro dovevo venire da te, ti Mi ricordi? ricordo quando me l'hai detto. Chiara, sto malissimo. Cosa devo È il fare? corso di Cosa di formazione di cerchio? Io cerchio. stavo malissimo, cosa avevo le nausea, avevo di tutto. E gli ho detto, sono Allora, incinta. come me l'ha detto molto bene, allora noi Io ero organizziamo per la prima volta, era per la prima lì. volta, Sì, è questi vero. corsi di formazione di cerchio aereo e li facciamo nella mia scuola, ok? Per la prima volta. Bene. Quindi viene. Viene. Girati verso il microfono, non Ok. dire. Quindi viene io tutta felice, viva, viva, Ciao, che arrivata, bello! arrivata. Lei esce dalla macchina, Ma mi sa che musona, l'avevo appena scoperto, da poco. musonissima. Ciao, mi fa, sentiti, devo dire una cosa. E io, nella mia testa, non vuole più fare corso di Ma forse era formazione. il Ha cambiato, era il secondo. secondo giorno. No, esatto, era la Sì, seconda. Sì, ci eravamo era. già viste. Esatto. Che no, forse non sapevo neanche di essere No. incinta io. La prima. Esatto. E io ero già partita con mi vuole dire che non vuole continuare, adesso io mi devo cagare il canto, devo visitare adesso un casino, perché io pensavo alla roba del corso di formazione, qualcosa che mi volevi dire che non ti piaceva o non ti andava bene. Sono incinta. E io dico, Oh, che bello! bello! Ma non sei contenta? Se veniva in un altro In momento era così. meglio. È vero, perché non era proprio, cioè, sono stata una delle poche, credo, fortunate a Subito! così, Ale. Sì, perché Poi c'è sono tanta piena di gente che lo nausea, sto cerca. male, non so quello che riesco a fare. Boh, ma tranquilla, dice, non E importa, invece poi ho fatto niente. tutto, dai. Sì, quasi tu. Sì, non, Sì, nessuna si è accorta di niente perché esatto. non voleva dirlo Però e tipo quindi. andavo in bagno 70 volte. Sì, Scusate, vado in ho la bagno. cistite, dice. Sì, vado in bagno, bevo. Madonna, sono incinta. Ah, Allora. che Alex, Alex, sai che mi ha accompagnato lui perché io ero incinta? Quindi mi ha accompagnato a Udine, poi è andato a farsi un giro e quando è tornato mi aveva preso un gioiello. Sai la collanina, quella, come si chiama? La Chiama Bogliani? Quello Angeli. lì mi ha preso, via Udine. Sì. Che carino! Sì, è stato dolce. Sì! Tu, cos'è? Ok. Rispetto ai nostri vissuti, se abbiamo tempo, se no la chiudiamo qua. No, Così, diretta, quindi dai, lo possiamo facciamo. chiamare gravidanza questa.
Ci sta, quanto tempo è Ma passato? possiamo parlare altri 10-15 minuti se vuoi. No, Della mia... No, è che non volevo! vabbè, puoi parlare anche di altre cose. Ma dobbiamo parlare delle mie esperienze. Allora... Ma vissuti può essere anche, sì, tipo il cambio scuole, cosa così. Sì. Chiudi, apri, apri, chiudi. Allora, io invece di vissuti ne ho rispetto alle malattie. Che, allora, no, la gravidanza non è una malattia, però ti mette in una condizione di non poter lavorare come una malattia, Sì, dipende, tipo. perché ho visto ragazze È che si vero, lanciavano dipende. proprio. Io stavo male, io sono stata male 9 mesi, quindi Lo per me volevo era. riagganciare al tuo perché, come la tua gravidanza, io non ho dallo Stato con le mie malattie mai preso un euro, però io non potevo lavorare. Ok? E quindi questa cosa qui è stata per me tanto tanto pesante. Allora, un po' perché c'è già la malattia che è pesante per conto suo, e in più non hai neanche un soldino perché non riesci a lavorare, diventa la vita che non è più vita, insomma. Allora, in realtà di due malattie senza andare nello specifico, allora. Una malattia proprio fisica, quindi un tumore fisico che ho subito poi un intervento, eccetera, eccetera. E di tutto sono stata da marzo fino a settembre fuori, dentro e fuori l'ospedale, con poi i mesi successivi naturalmente cerchi di riprenderti, perché poi non è che puoi fare, non riuscivo a fare niente, avevo 10 kg in meno, eccetera, eccetera, non riuscivo proprio a fare, e in più anche la voglia, Sì, ti che passa. tutto, perché comunque devi ricominciare a fare esercizietti, quelli dei vecchietti con la pallina, sì, perché non riesci più, cioè è già tanto se io riuscivo a camminare per arrivare a scuola, è già, poi c'avevo, mi ricordo, le scale, dovevo fare le scale, Ma era la già. scuola quella dove sono venuta Cioè, io? che c'erano le Sì. scale, era già tanto fare quel tipo di attività fisica. Sì, perché va in stand-by dopo un po' lo Registra lo schermo. Sì, stesso. sta registrando. Sì. Ansia. Ansia. Ansia da Ecco, a podcast. proposito dell'ansia, poi l'altro tipo invece di malattia, quella psicologica, ok? Più subdola perché. Non si vede. Esatto, nel senso, te la possono diagnosticare come il cancro, no? Te la diagnosticano, ma gli altri non te la vedono, ok? Allora, se c'hai il cancro e dici non riesco a venire a lavorare perché c'è il cancro, cosa ti dicono? Poverina, cioè, Esatto. sei giustificata, no? Per l'amore, nessuno ti viene a dire, ma no, non può, cioè, devi venire a lavorare, cioè, nessuno pretende neanche niente da te. No, da un certo punto di vista, tranne la commercialista, da un certo punto E di lo vista, Stato vuole le tasse lo esatto. stesso. Perché hai oggettivamente questa cosa, questo ammasso, e quindi nessuno si permette di dire niente. Quando invece hai, sono verde per caso in faccia, No, che ho le molto dita carina. verdi, bene. Quando invece hai una malattia psichiologica, allora intanto c'è che prima non te ne rendi conto neanche tu e stai male, non riesci a fare niente, eccetera, eccetera, ma neanche tu e magari sai, dici c'ho qualcosa, però non lo sai, però chi lo sa, tipo chissà se ho avuto la depressione Un postparto, probabilmente postparto, sì. però alla fine stavo male e ho chiuso una scuola, Forse sì. probabilmente. Poi, quando vai dallo specialista che ti diagnostica una patologia, allora dici, ok, c'è un motivo per cui anche secondo me l'essere diagnosticato io la vedo come una cosa positiva, perché hai una causa del tuo malessere, non è che sei così, che fai finta, ecco, Esatto, non stai hai una facendo cosa finta, scritta esatto. dove. Non sto facendo finta, non mi sto lagnando per niente, ho una cosa che oggettivamente qui mi hanno scritto il medico che ho e che è la motivazione per cui non sto bene. Però cosa succede? Che gli altri non la vedono, per cui dovresti tu raccontargliela e Sì. dire, no?
Ma oltre a quello, ma anche il cancro glielo devi dire Sì, tutto il ovvio. Beh, magari cancro. vedono Però che sei un po' più sì, deperita, esatto. ti Ma chiedono anche cosa con quelle succede. psicologiche, Sì, uno poi con un sì, occhio un po' ovvio. attento lo Lo capisce che non vede. stai bene. Però qual è la differenza secondo me più grande? È che una è socialmente vista, come posso dire, Accettata. una malattia accettata. L'altra invece sei una povera pazza. Esatto, l'altra è le malattie psicologiche, sono malattie che purtroppo ancora non vengono socialmente quasi Forse adesso riconosciute. un po' di più, È perché se ne parla tanto nei esatto, con i social. social, un po', con TikTok soprattutto, secondo me un Sì, pochino di più. se ne parla tanto e quindi sì, chi non ha mai provato un pochettino riesce a capire. In realtà chi non ha mai provato non può capire. Come io non ho mai provato altre esperienze, non le posso capire. Posso un po' empatizzare, no? Provare a mettermi nei panni dell'altra persona, capire no, però posso credere al fatto che se una persona mi dice io con questa malattia non posso lavorare, ti credo, Sì. Invece? no? Punto. Ecco. Per E invece cosa è successo? me... Con quale malattia? In realtà con Probabilmente con entrambe. entrambe. In realtà poi con entrambe malattie. Allora, io ho avuto, sono dovuta praticamente stare a casa quasi un anno con il cancro e ho lasciato in mano le scuole, perché ne avevo Ah, andavi due, anche con la Pordenone. a varie collaboratrici, eccetera, che sono state bravissime perché le hanno portate avanti e non ho chiuso le scuole, anche se comunque, non essendoci io, è andata in perdita in un anno, però ci sta, nel senso perché non c'era più un punto di riferimento. Ecco, in più io... in questa cosa qui l'ho vissuta molto interiormente, nel senso che non l'ho, non ho, come posso dire, annunciato alle mie allieve Ciao, non che vengo avevo più. la malattia, per cui loro non mi hanno più vista lì a scuola senza sapere il perché. Motivo. C'erano le insegnanti che magari dicevano non sta tanto bene, così, eccetera, eccetera, però ecco, da un momento all'altro, da quando sono stata ricoverata, loro non mi hanno più trovato. Poi quando venivo stavo molto male, per cui ero molto giù, non mi andava neanche di star lì a parlare perché stai proprio male, insomma, non è che c'hai voglia, sei lì, sei felice di essere lì e di far festa, no? No. Cioè stai male, basta, appunto, ecco. Per cui la scuola poi ha chiuso in perdita quell'anno, però siamo comunque riuscite a rimanere aperte perché le Esatto. collaboratrici mi hanno aiutato, andavano anche in banca a portare i soldi, cioè mi facevano tutto, insomma. Cosa è successo? Poi una cosa molto brutta, che io ci sono rimasta molto male e da quel momento io, un po' già prima, però non così tanto, non mi fido più di nessuno. Per me è stato proprio quella cosa che adesso col cazzo che io mi fido più della gente. Poi dice, vabbè, ma non è che puoi generalizzare, ma la tua No. testa fa così, eh. Poi so benissimo che ci sono persone affidabili nel mondo, poi è stata solo Un una barra episodio. due, esatto, un episodio. Però io sono rimasta talmente traumatizzata, oh, da Siamo questa cosa. curiosi. Allora, una persona mi ha detto: siccome tu stai male, io vado a lavorare da un'altra parte perché non so come starai un domani e io devo essere sicura di continuare ad avere un lavoro. Simpatica. Oggettivamente, parliamo oggettivamente, ci aveva ragione Sì, o ho no? Però capito. aspetta, parliamo oggettivamente, oggettivamente. Una dice, oh, magari questa qua mi muore, sta male, la scuola è in perdita, che ne so, deve continuare a stare in ospedale, per cui non riesce a gestire e le toccherà chiudere la scuola, e cosa faccio? Rimango senza un lavoro? Aspetta che prevengo e me ne trovo subito un altro dove, che magari è più sicuro, no? E vado da un'altra parte, capito? Quanto ci ha messo a trovarlo quel lavoro? No, gliel'avevo trovato io un anno prima
E questa è anche la cosa brutta. E un anno prima lei mi aveva detto, mi avevano contattate queste titolari di quest'altra scuola per fare i corsi di pole dance e io gli avevo detto a lei, vuoi andare? Che gli vogliono... E lei mi aveva detto, no, no, non No, mi e poi è interessa. tornata là. E poi lei li ha contattati da sola. Però se anche andava proprio in peggio, che tu dovevi chiudere la scuola, quanto ci avrebbe messo questa a trovare un altro lavoro come insegnante di pole? Un minuto. Sì, è Cioè, vero. non è che dici, boh, non troverò mai lavoro perché cioè, è un ambito dove non trovo lavoro, è No, ma difficilissimo. Se tu insegni pole assolutamente. dance, tu vai in qualsiasi palestra, ti prendono. Ma io, Quindi... perché poi io ragiono ovviamente con la mia testa e magari ovviamente faccio l'errore di pensare che anche gli altri ragionino con la con la mia tua testa. testa. Se io sto in un posto che è in difficoltà, perché oggettivamente c'è la persona che lo gestisce che sta male, cosa faccio? Mi metto ancora più, fatico ancora di più, cioè nel senso voglio, cioè mi metto, lavoro ancora di più per cercare di, aiutare questo posto. Almeno io funziono così. Non è che quando c'è la difficoltà prendo e vado via. E invece, poi ognuno può pensare quello che vuole anche sul fatto ha fatto bene perché comunque è la sua vita, lei l'ha ragionata così. Molto probabilmente, anzi sono sicura che già magari non si trovava bene nel posto e ha trovato la scusa che però poteva evitarsela di dire vado via per Sì, quello, esatto. che ha fatto Poteva peggio. andare via, appunto, ciao, basta. Se mi diceva semplicemente vado via perché qui non mi trovo bene, era meglio. Sì, E tipo mi non stai sul cazzo, mi stai sul cazzo? era meglio. Esatto. E anche perché così non mi traumatizzava sul fatto che quando, perché poi adesso io ho il trauma che se stai male, Non ti fidi più delle tue collaboratrici? no, se stai male, la gente non ti aiuta, anzi ti gira le spalle se stai male. Questo è il mio trauma, capito? E ovviamente poi lo rivedo in mille cose, mille perché è fissato lì il trauma, è bruttissimo, 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 sì. Poi vabbè, tutto quello che è successo dopo, io poi ovviamente incazzo, cioè cose brutte, le allieve, no, bla bla, ta ta ta, Le cioè, allieve bla bla. le allieve, bla bla bla, cia cia cia. Poi ovviamente certe cose non le puoi raccontare, certe cose è meglio non dirle, ognuno ha il proprio, lei aveva la sua versione, io la Certo. mia, cioè ognuno ha anche il fatto che diceva, perché ovviamente poi ti vengono a dire, no? Perché poi diceva che tu eri sempre musona, eri sempre, era un ambiente che non le dava più stimoli, Stimoli. era da un anno che stavo in ospedale, dovevo essere felice e stimolarla e Doveva rallegrarla. essere il contrario. Cioè, però dall'altra parte c'era il fatto che le allieve non sapevano che io avevo questa malattia perché non l'avevo raccontato, quindi Vabbè, io capito? sono comunque, cioè, secondo me alcune persone è meglio perderle, Sì. quindi stai meglio così. Cioè, Sì, secondo arrivano. me chi va deve andare, perché Sì. vuol dire che va bene, va bene così. Ciao, Sì. grazie. Sì. E anche io pensavo che fosse una cavolata, però se voi notate chi ha delle malattie gravi, vi dice sempre che è il momento in cui si vede veramente chi resta e chi invece era lì solo per... Ma non Un solo a po'. livello lavorativo, di Sì, anche amicizie, amicizia, familiari, no? sì. In generale. Sì. Ed è vera sta cosa, cioè si è visto veramente chi è rimasto ad aiutarmi, a voler comunque, no? A cercare di far andare la sera e chi invece... Ah, ok. Ma qualcuna delle ragazze che lavorano adesso c'erano già? Sì, sono rimaste. Sì. Desi, Veronica. Sì. Oddio, magari adesso me ne Ciao dimentico Desi, ciao qualcuna. Veronica. No, nel senso magari non dico l'altro che me la sono dimenticata. No, ma Diletta è arrivata dopo, Nella è arrivata dopo, Marzia è arrivata dopo. Sì, loro. Bene. Sì.
5 Vedevi minuti. 5 minuti, traumi vissuti che poi ti fanno crescere, dici vabbè, però psicologa da pagare per questo trauma, perché in più è collegato ad una malattia molto pesante, no? E per cui è un trauma sul trauma. Ah sì. da smaltire ce ne vuole di sedute. E poi invece dicevo c'è l'altra malattia, quella psicologica, che anche se ho visto, allora se la racconto, ok, ci sono delle persone, diciamo, più sensibili, più intelligenti, non lo so, che ci arrivano a capire che se io ho, che ne so, degli attacchi di panico, faccio l'esempio. Degli attacchi di panico non riesco a venire a lavorare, ok? E ci sono delle persone che non lo capiscono. Perché è un lavoro così bello? Esatto. Se io ho una depressione maggiore, depressione diagnosticata, non la capiscono perché sto lavorando con la mia passione, Eh sono sì, in mezzo, mi diverto al divertimento, in alla mezzo a tante gente, bellissimo. persone. Ed è quello il male, se hai la depressione, Ma anche se non essere ce in l'hai, mezzo alla cioè per gente. come sono io, sono molto solitaria, mi piace il silenzio. Lavorare con la gente per me è difficile e ci ho sempre lavorato in tutta la vita, però forse per quello che mi è difficile, cioè mi sforzo molto. E in questo ti dirò, allora, l'essere la cosa più difficile, l'essere titolare, perché comunque vedo che tutti attorno vogliono che la titolare sia comunque presente, anche se non fisicamente, ma comunque deve essere presente, deve Presente. dare solidità. Deve aiutare chi è in difficoltà, deve risolvere i problemi che ci sono, dal più piccolo manca l'alcol, che ne so, ok? Ha il più grande la difficoltà, deve risolvere i bisticci che ci sono, deve pagare, ovviamente, sempre pagato tutti, non vi preoccupate, però. deve essere sempre sul pezzo e deve gestire, fare riunioni, perché non si fanno le riunioni, cioè deve sempre essere la titolare a cui si deve far riferimento. Se c'è un periodo in cui non stai bene, non riesci a essere punto di riferimento, questa cosa non va bene. A livello invece di lavoro, di insegnamento, la difficoltà maggiore nelle classi a numero, magari ecco, io riesco, sono riuscita nei personal già meglio, sai, perché sei uno a uno. Quindi a me, boh, Ti piace di più il personal, non è dici? che mi piace di più, però nello Riesci stare a... male, nella classe di gruppo in cui c'è tanta confusione, la Fai più fatica. musica, alzare la voce. Sì, nei personal un po' Farti più... rispettare perché ci sono quelle che parlano tra di loro e tu devi rispiegare, cioè con tante 13 persone, 14, 15 persone, una fatica impossibile. Con meno persone invece, stando male, ok, ce la Sì. faccio, Sì, ecco, comunque un po' di più. Sì. forse è più semplice. Poi arrivo a casa, piango e vabbè. In un angolo. Esatto, al buio nel letto con i miei Buoni. cani. E così mi riprendo. I miei Dog patatini. terapia. Sì, i miei Eh sì. patatini. Sì. Ok, Anzi, pet terapia. ma quindi con tutti questi argomenti facciamo una seconda puntata, perché Ne dobbiamo abbiamo stare altri? attenti. Eh sì, un Ah. sacco. Dobbiamo stare attente, abbiamo deciso che il tempo deve essere limitato perché se no parliamo fino a dopodomani e invece ci Esatto. siamo impostate, Imposte. imposte, impostate. No, dobbiamo fare quanto tempo siamo? Allora, non ho visto 45? l'inizio, però secondo me siamo intorno ai 45, Perfetto. quindi va bene, dai. Quindi Vi facciamo parte salutiamo. 1. Esatto. Aspettate la prossima settimana. Per la parte 2. Ci vediamo. Grazie per averci ascoltato o visto su YouTube anche Seguiteci, oggi. seguiteci. Ciao!